Si è conclusa con una tappa al monumento che Maria Laia ha dedicato a Grazia dell'Edda, posizionato nei pressi della chiesa di Nostra Signora della Solitudine, la visita a Nuoro della Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini. Farle da cicerone il nipote della scrittrice, Alessandro Madesani dell'Edda, e la direttrice in peccatore dell'Isdre, Cristiana Collu. La terza carica dello Stato per 3 giorni ha effettuato una visita istituzionale in Sardegna, incontrando i rappresentanti della Regione, i sindaci, in incontri programmati, ma non ha disdegnato un confronto diretto con chi, lavoratori e cittadini, avesse qualcosa da segnalarle o chiederle. È stato così anche nel sagrato della chiesetta che custodisce le spoglie mortali di Grazia dell'Edda, premio Nobel per la letteratura nel 1926, che ha costituito la parte centrale della visita della Presidente Boldrini a Nuoro. Qui ha sentito l'accorato appello dei lavoratori tessili della Sardegna Centrale, 1500, per i quali stanno per finire gli ammortizzatori sociali. I dipendenti le hanno consegnato una lettera in cui riassumono la loro istanza. Queste le parole di Katie Contini della CISL e la risposta della Presidente della Camera. Siamo, come vede, una piccola delegazione. Sì. Stiamo chiedendo che ci venga restituita la dignità. La dignità di donne, di madri e siamo con figlie di lavoratrici. Chiediamo solo che ci venga restituito il lavoro, quello che è rimasto chiuso nei cancelli delle nostre fabbriche. Voi avete fatto degli incontri a Roma? Avete Roma ancora no. Infatti le consegniamo questa lettera dove sì. Le spieghiamo un pochino sì. La nostra bagnata. Situazione è un po' bagnata sì. Perché allora mettiamola in posto dove sì sì allora grazie. Così che voi se... Grazie. Anche via mail, perché se... Sì, abbiamo praticamente una situazione drammatica perché la fine degli ammortizzatori sociali, per quanto noi non li abbiamo mai voluti, perché non l'abbiamo mai chiesto assistenzialismo, noi abbiamo sempre chiesto che ci venisse restituito un po' di lavoro, qualsiasi fosse, non abbiamo paura di sporcarci le mani, non ne abbiamo paura o di rimetterci in gioco, siamo giovani donne, vogliamo solo lavorare, così come è caratteristica delle donne sarde, delle certo. Donne nuoresi, mettersi in gioco. Allora, io voglio dirvi che ho anche incontrato le parti sociali a Cagliari che mi avevano sicuramente rappresentato questa situazione, così come una piccola delegazione sì, vostra, cioè tutti qua. Fuori programma sì. Che io sono felicissima di, come voglio dire, di ascoltare perché so che c'è una situazione difficile. È chiaro, voi capite che io faccio la Presidente della Camera, dunque non ho un ruolo esecutivo, questo ci tengo a dirlo perché certo. È bene che... insomma che si capisca, no? Però io so anche che nessuno può esimersi, nessuno oggi, e che c'è da fare uno sforzo collettivo per trovare le risposte. Quindi, siccome ritengo che sia doveroso stare dove ci sono i problemi e non solo dove no? Ci sono i tappeti rossi e gli applausi, i problemi ci sono. Io apprezzo il fatto che voi siate qui in questa forma collaborativa, con questo modo così civile, così... capace di relazionarvi nonostante i problemi, nonostante immagino anche la rabbia, quindi vi ringrazio di questo modo di relazionarvi e io da parte mia cercherò di fare tutto quello che è nelle mie possibilità per segnalare questo disagio, questa situazione di crisi pesante. La vostra lettera adesso la leggerò con attenzione e cercherò di segnalare tutto questo a chi di competenza. Ma i tessili non sono stati soli a voler chiedere alla Presidente Boldrini un intervento presso il governo per perorare la propria causa. Lo stesso ha fatto una delegazione di lavoratori in mobilità che riunisce gli ex dipendenti di tante aziende del nuorese che hanno perso il lavoro. Arianna Sedone ha esposto i problemi di chi da mesi attende risposte. Quindi la Presidente Boldrini ha lasciato il capoluogo barbaricino diretta a Ulassai per visitare il museo dedicato a Maria Laia.